Quest'anno, per dire la verità, pensavo di non mangiarle, perché un Inter comunque forte, una squadra costruita bene, e devo dire quindi che queste alette di pane hanno ancora più sapore. Devo dire, era un po' che non le mangiavo perché, come dico, quest'anno l'Inter è una squadra che non dà molta possibilità di gioire sulle sue sconfitte. È una squadra, come dico, che a mio parere merita il posto che ha in classifica prima, comunque da sola, anche se bisogna affermare che. E non lo si può negare, credo, questo, che questa vittoria rossonera e sconfitta nerazzurra ridimensiona un po' l'Inter, ma allo stesso tempo esalta e non poco la squadra di Pioli. Squadra di Pioli che ha subito nel primo tempo, ha subito tanto, secondo me, anche troppo, ma nel secondo tempo, grazie ad una ritrovata vitalità, ma soprattutto grazie, almeno a mio parere, a due errori della difesa nerazzurra, perché il primo gol è palesemente una disattenzione, ma anche un po' di sfortuna, perché non dimentichiamoci che il tiro del milanista era stato deviato ed è andato a finire proprio dove c'era Giroud, e anche il secondo gol. Insomma, mi sembra un po', posso azzardarmi a dire una mezza paperella di Handanovic, che secondo me è andato troppo flaccido su quel pallone. Ora, cosa dire? Campionato che si riapre completamente, completamente riaperto. E a parte le prime 3/4 squadre o 5 che siano, che si lotteranno per i primi posti della Champions, poi mi pare che ci sia anche un divario notevole, perché se domani l'Atalanta e la Juventus dovessero vincere, la Roma andrebbe a un distacco già abbastanza importante, difficile da recuperare in ottica Champions. Perché oggi ho visto tutte e due le partite, anche quella della Roma. Roma che non riesce a scardinare il muro di un Genoa che, devo dire, vedendo il Genoa di oggi mi sono un po' meravigliato del come faccia questa squadra ad essere così indietro in campionato, perché è vero che la Roma è una squadra un po' ballerina e non ha molta stabilità, però io oggi ho visto davvero un bel Genoa giocare con cambi di fronte, ha accettato la partita, quindi è chiaro che a Roma non saranno contenti del gol annullato, no? Perché è effettivamente un gol che ci poteva stare, anche se deviato, mi pare comunque il tiro di Zaniolo. Ciò non toglie però che il fallo c'è. Il fallo è netto perché Ebram dà un grande pestone, mi sembra a Sturaro, credo che sia stato, non mi ricordo, un pestone importante e quindi il gol con le leggi, con le regole che ci sono oggi, il gol è da annullare. Che poi in un altro calcio non sarebbe mai stato fischiato quel fallo è un altro discorso. Però purtroppo le regole dicono che questi sono falli e per tali vengono trattati. Però detto questo, la Roma annovera uno 0-0 che di sicuro non l'aiuta. Quindi, mi ripeto,
nell'arco del prossimo mese e mezzo, perché febbraio sarà un mese veramente importante per tutte le squadre, ma soprattutto dove si lotta per lo scudetto e i posti Champions, adesso si fa molto 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 interessante, perché questo scudetto è tornato dopo oggi prepotentemente in ballo. E sicuramente le mie alette di pane ai tifosi interisti oggi andranno di traverso. Carini, voi e cari amici interisti, dicevate sempre che quest'anno non le mangiavo, quest'anno non le mangiavo, quest'anno non le mangiavo, e invece piriri 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 piriri. Sono sempre buonissime, le mangerò volentieri alla vostra salute, guardandomi la partita, che mi sembra stasera ci sia un bel Fiorentina-Lazio tutta da gustare, per vedere all'opera questo nuovo attaccante viola che dovrebbe, almeno date le indicazioni, giocare titolare. Ci sarà di che divertirsi. E quindi vi lascio così, con le mie ali di pane sotto braccio. Forza Juve per domani, ma soprattutto coraggio Inter. Ogni tanto, sapete, queste non ve le toglierà mai nessuno quando perdete. Piriri piriri, piriri piriri, piriri piriri, piriri piriri, piriri piriri.